Ciao ragazze, ecco una nuovissima night routine, me l'avete chiesto in tantissime, quindi eccola qua. E questa sono io che rientro a casa e lascio, appoggio la borsetta all'entrata sulla scalpiera come al solito, prendo però il mio cellulare e poi vado verso la sala da pranzo. Qui sto cercando i gattoni che si sono nascosti e la prima che ho trovato è stata Gatta Stellina, che spesso si nasconde qui. Lei si mette sulla sedia in soggiorno nell'angolo in modo che Gatto Denver non la trovi, perché altrimenti lui vuole giocare sempre sempre con lei, lei invece vuole starsene per i fatti suoi e dormire in santa pace. E qui mi sa che l'ho svegliata, poverina, ma volevo assolutamente salutarla perché erano tante ore che non li vedevo. E qui lei mi sta facendo i pru pru, come dico io, sono le fusa e io la coccolo, perché la prima cosa che faccio quando torno a casa, devo assolutamente coccolare i gattoni se li trovo, poi bevo un po' di acqua fresca. Voi lo sapete, io sono fissata, bevo molta acqua sia in inverno ma soprattutto in estate, e questa semplicissima acqua naturale, solo che la bevo con questo bicchiere fichissimo che ho preso a Hollywood, a Los Angeles. Poi vado verso la camera da letto, quindi ritorno indietro e vado, appoggio sempre subito orecchini, bracciali, tutto quello che ho appena, cioè tolgo tutto appena torno a casa, e poi mi cambio, ho messo questa maxi maglia comodissima, e poi vado in bagno, pettino i capelli dalla radice fino alle punte, molto molto importante se avete l'extension come me, pettinare, spazzolare i capelli due volte al giorno in modo che non si formino nodi, e poi vado a legare i capelli con questo strano elastico che non dovrebbe lasciare segni sui capelli, a me li lascia, non so come si usa, fatemi sapere voi, vi prego, se lo sapete, speriamo che tenga. E poi passo a struccare occhi, viso e labbra con la mia acqua micellare con olio di argan Garnier. Garnier mi ha coinvolto in questa sfida micellare per vedere in quanto tempo riesco a struccarmi, e quindi iniziamo, inizio dal viso e poi strucco anche occhi e labbra, questo è lo schifo che rimane sul dischetto di cotone, notare la mia faccia, e strucco appunto tutto il viso, occhi e labbra con quest'acqua micellare. E qui mi vedete appunto che strucco il viso e poi passo agli occhi. Oggi ho davvero il trucco più pesante possibile, immaginabile, perché ho ombretti e eyeliner waterproof, ombretti in crema, in polvere sopra, cioè ho di tutto veramente. Ma quindi ho messo veramente alla prova questo prodotto, e mi raccomando, struccatevi sempre completamente prima di andare a dormire, è molto molto importante perché la pelle deve respirare la notte. E fatemi sapere voi, tra l'altro, quanto tempo ci mettete a struccarvi con questo prodotto. Io alla fine ci ho messo 2 minuti e 35 secondi netti. Se volete vedere tra l'altro altre sfide micellari, cliccate nell'info box. E poi passo ad idratare la pelle con una semplicissima, insomma, una crema in gel che consiglio tutte in estate perché lascia la pelle fresca, e tra l'altro non ho bisogno di tanta idratazione perché l'olio di argan presente nell'acqua micellare lascia la mia pelle già di per sé nutrita e idratata, e la sento molto molto morbida. E poi passo a lavare i denti. Voi spesso mi dite nelle mie routine: ma non ti lavi i denti? Ebbene sì, solo che a volte mi dimentico di farlo vedere, quindi lavo sempre i denti con uno spazzolino elettrico. E poi finalmente è uscito anche Gatto Denver, quindi riesco ad accarezzare e spaccioccare, esiste come verbo spaccioccare, io l'ho inventato, spaccioccare la panciolona di Gatto Denver, che qui mi sta dando i bacini Gatto Denver. E poi mi lancio sul lettone, finalmente comoda comoda sui cuscinoni, e mi metto un po' al computer naturalmente a vedere i vostri commenti, a rispondere a qualche email se mi è rimasta qualche email, a insomma vedere i vari video, e poi notare, questo è uno sbadiglio vero, ci tengo a sottolinearlo, e poi quando ho super sonno mi metto a fare la nanna. Quindi un bacio grande a tutti voi e ciao alla prossima!